aspetti che sbuca qualche dinosauro. Dov'è l'uscita? Aiuto. Non trovo l'uscita. Sono davanti al mostro di Casalecchio, un'enorme struttura abbandonata da secoli e è anche abbastanza famosa. Prova ad entrare qui. C'è una sorta di buco, proviamo. Eccoci qua. Stiamo attenti ai rovi, come sempre. Mazza, è gigantesca. È enorme. Allora, l'erba è altissima, vi dico, però c'è una sorta di stradina che mi fa avvicinare alla struttura decadente, però figa. Si era toccato qualcosa. Più vado avanti, più l'erba si fa alta, guardate che roba. Ammetto di avere un po' paura perché sono da solo. Sono più tranquillo perché c'è altra gente che sta esplorando la zona, quindi molto bene. Ora magari li conosco. Intanto mi hanno detto che si passa per di qui, credo. Vediamo. Ok. Saliamo. Figo. Molto figo. Come al solito i muri sono pieni di graffiti e secondo me molta arte. Molto belli. Prima di entrare in qualche stanzino distrutto tipo questo. Proprio bello. Se si esce. Ok, c'è un buco. Attenzione. Ci sono proprio dei tubi esposti. Occhio. Questa struttura è gigantesca, veramente, è immensa, non finisce mai. Solo che vorrei salire, ma non so dove si passi. Dovrebbero esserci delle scale, immagino. Forse sono queste. Vediamo. Ah, ci sono gli altri. Sembra un posto post-apocalittico comunque. Ho trovato le scale, eccole qui, saliamo. Salgo al secondo piano. Questi graffiti sono spaziali, troppo belli. Proviamo a salire ancora più su. Sempre se non crolli prima qualcosa. Che roba. Secondo me questa prima era una fabbrica, una sorta di fabbrica, date le dimensioni. Sì, sembra più una galleria d'arte di graffiti e questo è decisamente inquietante, tipo un diavolo con sotto, cos'è, un puffo. Qui raga c'era
L'ascensore, deduco. Guardate, anche sopra. Meglio non guardare giù. Andiamo, proseguiamo il giro. Allora, raga, salgo da qui o da qui? Da qui. Sembrano un po' più stabili, sinceramente. Cioè, raga, non ci credo. Anche questo graffito qui mi ricorda Leone e Cane Fifone. E ho visto un graffito di un personaggio sempre di questo cartone a Consonno in un'altra ripresa. Incredibile. Saliamo ancora fino in cima. Ci siamo. Eccoci qua. Ciao. Eccoli. Grazie. Che figata questo posto, comunque. È immenso. Ok, raga, siamo arrivati in cima. Esploriamo anche questo punto. Qui c'è una sorta... C'era. Ho preso un colpo. Una sorta di galleria in cima, anche qui pieno di graffiti. Guardate che belli. Questo punto qui dietro è un po' il simbolo del mostro di Casalecchio. E io vorrei arrivare lì sopra. Proviamo. Proviamo a salire. Attenzione ai vetri. Attenzione anche alle sporgenze, tipo questa, che è altissima. E ok, non ci si può salire, non ci sono scale. C'è solamente un... C'è nulla, c'è il vuoto, quindi niente, lasciamo perdere, meglio così. Qui ci sono delle scale o un terrazzo, cos'è questa cosa? Vediamo. Sembra una scala di emergenza, invece no, è un terrazzo totalmente casuale. Ok. Bello, bel terrazzo sulla tua strada. Ci sta, romantico. Scendiamo. Passo in queste altre scale che non ho preso prima. Ho una paura terribile perché sono tutte rotte, guardate. Ah no, sono le stesse scale di prima, ok. E questo l'ho visto. Ma qui c'è una sorta di terrazzamento. Vediamo al volissimo e poi scappiamo. Non ci andrò, anche perché non so se ci passo. Cioè, in realtà ci passo, però non ci vado, ho troppa paura. Qui cosa c'è? Ah, c'è un bagno. Vedo una vasca. Ah. Figo. Beh, qui è parecchio alto, devo dire. Ok, direi basta, vorrei andare via da questo posto. Ah, c'è un Homer che vuole uccidere qualcuno lì. Ecco, è l'Homer di quella puntata di Paura fa 90, dove vuole tipo uccidere tutti. Sì, è proprio lui. Ah, là c'è un altro Homer. Proprio lì. Allora, qui cosa c'è? Ok, qui ci sono delle scale che danno sul Jurassic World. Non le prenderò. Ok, raga, il giro è finito. Io me ne vado perché non vorrei rimanere sotto tutte queste macerie dovesse finire male il tutto. Quindi scappo. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Oh, attenzione qui. Ma dove si esce da questo posto? Mi sono tipo perso. È un labirinto. Non mi ricordo, veramente. Forse ho trovato l'uscita. Forse sì. Credo. Forse sì, non ne sono sicuro.
Non mi ricordavo tutte queste piante così alte. Ah, sembrano passati anni. Sì, è questa l'uscita. L'ho trovata. Ci sono. Sono uscito. Spero di non beccare qualche velociraptor nei dintorni. Forse no.